Ciao carissimi, questo qui è Electric. Non so se sapete leggere, ma per sicurezza vi aiuto. Scritto Electric, questa parte qui lo so che è scritta P-E-O, ma si legge. Siamo di nuovo qui riuniti per portare avanti la grandissima serie ultra seguita di tre anime. Un disegno! Beast Edition! That's what I'm talking about! Quindi bando alle ciance, ora che ho catturato la vostra attenzione con tutti questi. Lanciamo la sigla, via! Per questa fantastica serie di tre anime un disegno, oggi la Beast Edition, introduciamo i nostri tre personaggi che faranno parte di questo magnifico disegno, di questa fusione incredibile. Il consiglio della Beast Edition è del nostro caro Amano Yukiteru, utente YouTube che ha commentato il video scorso di tre anime un disegno. Grazie per il consiglio. Non ho incluso proprio i personaggi che hai suggerito tu, mi sono stati suggeriti anche altri, prendo spunti quella, e adesso li andiamo a presentare. Abbiamo prima di tutto Tony Chopper, non so se guarderò la sua versione piccola e carina o quella mostruosa, ecco perché abbiamo ben due immagini di riferimento qui. Abbiamo Eren Titano, sempre un'altra immagine, ben due immagini di riferimento, anche in questo caso una che mi fa vedere un po' il corpo e una con un bel frontale della face, the face, e Kurama, ovvero volpe a nove code, a code. Kyuubi di Naruto, forza portante, se così la vogliamo chiamare, dipende in che lingua voi vediate l'anime, eccetera, o se leggete il manga, non lo so, io per sicurezza lo chiamo col nome originale, non sia mai che mi trovo 70 commenti, io ho scritto sì, non si chiama Volpe, non ricordo, in realtà si chiama Kurama. Oh, che forza portante, ma che stai a dire, in realtà si chiamano Kyuubi. No, aspetta, mi sto sbagliando anche qua, mi troverò altri commenti. Va bene, fate finta di non aver sentito niente. Eren Titano, perché? In parte non avevo altre idee, mi è stato suggerito numerose volte, allora ho detto mettiamocelo, e un po' perché quando metti sul titolo Attack on Titan o Tokyo Ghoul, queste robe qua, beh, subito becchi un sacco di views, e io sono un genio del male in questo senso. Quindi io direi bando alle ciance, iniziamo presto presto, perché qui se non ci mettiamo ore e ore a fare questo disegno come al solito. E direi di impostare una forma abbastanza umanoide per iniziare. Quindi passo numero uno, una bella testolina, che non si sa mai, non si sa mai, il nostro personaggio ha sempre la testa, no? È una cosa che continua a tornare nei nostri disegni, penso che sia giusto e normale. Facciamo un bello sternocleidomastoideo abbastanza grosso, che sarebbe il muscolo del collo che parte da dietro le orecchie e va a finire sul manubrio frontale. Un bel trapezio deciso, c'è il manubrio frontale, ci avrà sicuramente un altro nome, ma io lo chiamo manubrio, tanto richiama quello di una bicicletta. Non mi convince ancora la posa, perché ecco, sto ancora decidendo quale potrebbe essere. Non so se fare le braccia abbassate o alte, non lo so, come se stesse camminando in avanti. Qui un po' di deltoide bello pompato, il deltoide è il muscolo della spalla che passa sopra all'attacco del pettorale, zio. Iniziamo a fare un po' di addominali belli carichi come quelli di Eren, perché tanto dobbiamo farlo bello pompato, sempre per chiamare la forma titano di Eren, che ha un sacco di addominali, più di quanto ne dovrebbe avere. Addominali per tutti, offerta addominali qui per tutti quanti, 5 euro a quadretto addominale, mi raccomando compratelo su Amazon, lo metto subito in vendita, link in descrizione. Un po' di obliqui qui che non si sprecano mai neanche quelli, cioè gli addominali qua proprio una roba zozza. E qua si intravede il deltoide, sì, il deltoide, cazzo sto a Dio, ma che sto impazzito, il dorsale, scusate, bicipite deciso, bello deciso, tosto, tricipite che si vede appena qua dietro perché il braccio è girato. Ricordiamoci che sarà una bestia abbastanza pelosetta, perché tanto tra Kurama e Chopper sono due bestie di tre pelose, quindi vincerà quello sicuramente. Qui dobbiamo fare entrare in campo delle zampe un po' più bestiali, no? Con un'altra articolazione, perché le zampe bestiali hanno più articolazioni, no? Lo sapete come sono quelle dei quadrupedi, scusate, che quadrupedi, animali quadrupedi come le renne o le volpi in questo caso. Quindi una bella zampa, bella bestiale, verrà fuori un demone di Satana, porca zozza. Non so se utilizzare i zoccoli, ma già li sto disegnando, quindi probabilmente saranno i zoccoli a vincere. Verrà fuori la raffigurazione di Satana, in poche parole. Ci metteremo anche le corna, non da capra ma da renna, quindi sarà un Satana moderno. I Satana moderni prediligono l'utilizzo delle corna da renna piuttosto che quelle da capra, non so se lo sapete. Con le proporzioni ci siamo, qui ho specchiato tanto per beccare meglio le proporzioni, muscoli dell'avambraccio ci siamo, le mani di Chopper sono estremamente grandi rispetto al suo, alle sue dimensioni, comunque sia, sono fuori proporzione volutamente, quindi penso che andremo con quelle. Iniziamo prima questa volta col design, se così lo vogliamo chiamare, del corpo, no? Quindi io prenderei un po' dei peli di Chopper in forma bestia e li adagerei sulla parte superiore del corpo, no? Però voglio che si vedano ancora i pettorali, così come i deltoidi, quindi
non li vado a coprire proprio fino qua in basso come lo copre Chopper, no? Vedete, no? Questa è la mantella di Chopper che copre completamente le spalle. Eccola qua, potrebbe avere anche il cappuccio. Abbiamo Assassin's Creed, anzi un Templare. Questo se Chopper avesse i baffi, belli baffi di Chopper. Questo è Chopper che fuma una pipa. Questo potrebbe essere tranquillamente un edit con quelli con scritto in basso Thug Life Bros. Non perdiamo di vista il disegno con queste cavolate, signori. Sembra più un affare di uno spaventapasseri, ma va bene, non ci dispiace. Non so se vi piace questa scelta, ma nel caso in cui non vi piaccia, anziché commentare io avrei fatto, beh, fatelo. Fate il disegno, taggatemi su Instagram, fatemi vedere come avreste fatto a mischiare questi tre personaggi e io sicuramente, certamente lo faccio vedere nel prossimo Tre Anime Un Disegno. Far vedere anche voi qual è la soluzione che avete trovato per mischiare queste bestie. Tre Anime Un Disegno, Beast Edition, bitches, that's what I'm talking about. Ovviamente voglio che abbia delle sembianze umane, quindi questo sarà color pelle probabilmente, questa parte di braccio qui, e io qui farei iniziare la parte più bestiale, no? Quindi quasi come se fosse un guanto di pelo, così mi piace che inizia questa sorta di bracciale di pelo e finisce quindi nella mano di Chopper. Veniamo a evidenziare quindi il pettorale di Eren, che non ha i capezzoli, signori, a ricordare che Eren non ha i capezzoli in forma titano. Molto strana come cosa, perché i capezzoli sono molto importanti per il corpo umano, servono per sopravvivere in generale, perché secernono una sostanza che ci protegge dai batteri, non so se lo sapete, e se non ci credete andate subito a leggerlo nei libri di biologia marina, perché noi siamo anche animali marini, non so se sapete nemmeno questo. Io ho studiato anatomia, quindi lo so. Zitti, non mi state a dire che non è vero, non mi rovinate l'infanzia e tutto quello che ho studiato. Adesso mi spiego perché io riesco a stare anche un minuto sott'acqua, perché io in origine ero un animale marino, certo. Ha senso, vero che ha senso? Forse sì, forse no. È un bel dorsale, bello pompato qui dietro, qui abbiamo quel muscolo del pube che ci rende fichi, che ha questo muscolo bello in evidenza e va al mare di solito fa il fico, no? Dicevo, guarda che muscolo, come va giù quel muscolo, a parte che l'ombelico non dovrebbe stare qui, o forse sì, forse un po' più giù. Qui si intravede un po' il dorsale anche qui dietro, e qui Chopper ha dei bellissimi pantaloncini che noi possiamo tranquillamente adottare per coprire quelle che sarebbero le parti intime, non tanto del titano, perché i titani non hanno l'uccello, ma magari Kurama sì, magari Kurama ha un pene della madonna, un pene assurdamente grosso che piace infilarlo dappertutto a Kurama il pene, eh? Prima che incontrasse Naruto, prima che venisse sigillato dentro Naruto, appena vedeva un buco, poteva essere di una montagna, di un albero, qualcosa di lui ce lo infilava, perché Kurama era un pervertito. Infatti è la causa dei sogni erotici di Naruto. Se Naruto ha mai avuto sogni erotici è proprio per via di Kurama, non so se lo sapete, ma questa è lore di Naruto, eh? Sono piccole perle del peo. Sì, mi piace disegnare le bestie, devo dire che mi piace disegnare questa bestia, non è male, no, mi sta piacendo, mi sto divertendo, sto trovando gioia nel disegnare bestie. Questo deve essere un po' più piatto, perché qui la gamba sta venendo un po' in avanti, un po' indietro, questa sta un po' più in avanti, e questo deve essere un pochino più in alto. Sto bel quadricipite pompato che esce fuori, un ginocchio strano, quindi l'anatomia fa un gioco strano il tutto, no? E qui ritorniamo alla forma pelosa di Chopper, che io potrebbe iniziare da qua. Sì, da qua potrebbe iniziare la parte pelosa, lo zoccolone, che non è una zoccola grande, ma è una parte anatomica della renna o di tanti animali quadrupedi, mammiferi là fuori. So se lo sapete che cos'è un mammifero. Un mammifero è un animale che gli piace il gelato, a tutti i mammiferi piace il gelato. I mammiferi in comune hanno anche una spiccata voglia di banana a mezzanotte all'incirca. C'è un'altra caratteristica che trovate nel libro Biologia Colpeo, Biologia Marina e Mammifera Colpeo, costo 90 euro su Amazon, mi raccomando andate a comprarlo. Tutte queste storie che il peo si inventa, come l'altra sera che abbiamo fatto una live con gara di improvvisazione molto divertente, in cui dovevo inventare delle storie simpatiche in base ai nomi degli iscritti che stavano guardando la live e a delle parole suggerite, e mi sono divertito un mondo, più di quanto avrei dovuto divertirmi, perché le storie erano anche un po' zozze alcune. Questa parte di pantaloncino qua ha bisogno di più giro, più rotazione, si deve vedere un po' di più, deve coprire un po' di più qua, così, ok, e quindi qua fa così. E ovviamente, essendo la volpe e nove code dentro tutto questo miscuglio, noi dobbiamo fare le nove code, signori. Voglio dare un bel giro alle code che racchiuda bene il disegno, lo incornice un pochino. Sembrano le Kagune di Tokyo Ghoul, quasi. Kagune, mi raccomando, non sbagliate. Kagune o Kagune. Non vorrei sbagliarmi anche qui sulla pronuncia, attenzione. Mi trovo altri 70 commenti sotto.
Devo andare a uno psicologo? Ce ne mancano 3 di code. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. Sì, ce ne mancano 3. Vediamo un po' se adesso riesco a evidenziare qual è quella che sta davanti, qual è quella che sta dietro. Non si capisce niente dal suo disegno. Come mi piacerà ripassare poi tutte queste code, eh? Sarà un divertimento epico, direi. Legend. Aspetta, Dario. Leggendario. Questa sta qui avanti e questa gli passa dietro. Hai capito? Sì. Anche se qui si potrebbero intrecciare un po' di più, Attenzione, qui si potrebbero intrecciare. Qua passa avanti questa. Questa qua gli passa avanti e qui gli va dietro. Hai capito? Hai capito come stratifichiamo il disegno? Stratificazione, un'altra parola chiave, parola chiave per fare un bel disegno. È tutto qua, solo questo volevo dire. Qua ce n'è un'altra di coda. Mamma mia, mi sta intrecciando gli occhi con tutte ste code. Che ci farà Kurama con tutte ste code? Quella zozza ficca, le ficca ovunque ste code. Chissà se per questo episodio riesco a trovare una musica remixata di Naruto. Mica lo so. Anche perché Naruto, come One Piece, tutti gli shonen lunghi cambiano sigla come se fossero le mutande, proprio per via del numero di stagioni. Mi ricordo che quando guardavo Bleach ho fatto appena in tempo a affezionarmi a una sigla che mi piaceva tantissimo e subito dopo è stata cambiata appena sono passati 10 episodi, quindi ho detto porca zozza, era la più bella. Così come la prima sigla di My Hero Academia, che rimane la mia preferita. Questa facciamola andare dietro a questa. Questa va dietro a quest'altra e mi sta intrecciando gli occhi, adesso vomito. Questa dietro, ok. Questa davanti a tutte, guarda qua come le copre tutte, ole. E questa dietro le altre. Ecco, così non mi intreccio più tanto gli occhi. Ma adesso arriva il pezzo Cluedo, ovvero il visetto del nostro mostro. Perché qui c'è da mischiare parecchie cose. Qui questo sarà fondamentale, mischiarle bene. Quindi la faccia sarà sicuramente umanoide e puntiamo al viso di Eren in questo senso, almeno per quanto riguarda la bocca, sicuramente che è il tratto più distintivo del titano, di Eren in particolare. Non tutti i titani hanno questa bocca, anzi nessuno ha questa bocca. Quindi gli occhi, che secondo l'anatomia umana, non so se lo sapete, ne abbiamo 2. Li puoi anche contare con 2 mani, 1, 2, o con la stessa mano, 1, 2. Vi insegno, gli occhi sono 2. Non so se i titani già ci sono forme con 3 o 4 occhi. Forse se portano gli occhiali, ma non vale. Questo è lezione di anatomia dal Peo. Mi raccomando, non vi scordate i miei insegnamenti. Vedete, qui sta prendendo la forma della bocca di Eren, ma anche di una volpe. Accentuiamo lo zigomo e subito dopo la mascella. Sta venendo un mostro. Cioè, a ragionare come infilare qua il cappellino di Chopper in tutto questo macello. Che ho qui il cappellino di Chopper, dov'è? Questo è il cappellino di Chopper che possiamo mettere qui come riferimento, eccolo qui. Qui mi sembra che ci siamo, adesso dobbiamo aggiungere soltanto le corna. Non so voi, ma secondo me Satana, così soprannominato, è pronto. Il nostro caro Satana. Ciao Satana, come stai? Molto piacere. So che non vai d'accordo con Gesù, ma ti devo inchiostrare adesso. Quindi ti faccio diventare azzurro di colpo, pam. Adesso ti inchiostro carino carino, mio caro Satana, perché sto facendo un video su di te, pensa. Non pensavo di farlo su di te, pensavo di farlo carino, su Tony Chopper. Invece ho fatto un disegno infernale, letteralmente. Quindi io come al solito mi faccio la mia breve pausa, post schizzo, pre-inking, e ci vediamo tra pochissimo. Cioè, no, voi continuate subito. Semplicemente sarà accelerata l'inchiostrazione, come al solito. E spero di aver trovato una musica adatta. Via! Abbiamo finito l'inchiostrazione, carissimi. A me ci è voluto, non lo so quanto, 1 ora e qualcosa. A voi
secondi di canzone, di musica divertente. Non so quale musica avrò messo, ma mi sembra decente, mi sembra molto piacevole come disegno. È aggressivo, è cattivo, c'è un bel contrasto col nero, sono parti proprio nere nere. Zoomiamo sul viso, questo è il viso, è molto tosto, mi piace, c'è un bel misto di tutti e tre i personaggi, perché già solo il viso vediamo cappellino di Chopper con le corna, fondamentalmente la faccia della volpe a nove code, ovvero Kurama, che si mischia con il volto di Eren, proprio si fonde col volto di Eren, proprio grazie alla bocca e poi gli occhi che saranno di color verde acceso, proprio come quelli di Eren Titano. Tutto molto fico, sono molto soddisfatto. Io vorrei proprio disegnare i capezzolini, due bei capezzoloni proprio, guarda. Però Eren non ce l'ha, non ce l'ha neanche Kurama, non ce l'ha neanche Chopper, porca miseria. Ma a me i capezzoloni così, proprio come il granchio di One Punch Man, che è il bambino col doppio mento, gli ha disegnato i capezzoloni. Che grande quel bambino, numero uno. Miglior scherzo dell'anno, disegnare i capezzoli a un uomo granchio. Ma adesso andiamo avanti con il colore, e quindi sempre voi carissimi vi beccherete un altro jump forward verso la fine di questo disegno, perché come al solito sarà accelerato. Belli! Uè, abbiamo finito. Vi siete accorti che abbiamo finito? Porca zozza, ci ho messo almeno un'altra ora, se non un'ora e mezza, per colorare questa bestia di Satana. Spero che vi piaccia, mi è piaciuto molto colorarlo. Spero che non mi facciate problemi, perché io potrei farlo arancione come la volpe a nove code. Sono scelte che faccio, i colori, le cose, sono scelte che faccio appunto sul getto, sul flusso del momento, non so se è corretto dire così, in base a come sono ispirato. Se voi avreste fatto in modo differente, davvero non vi limitate a commentarlo qui sotto, ma taggatemi su un bel disegno su Instagram, così io possa vedere la vostra idea, la vostra proposta, i vostri disegni. Infatti proprio per questo motivo vorrei far vedere dei disegni che mi hanno mostrato su Instagram. Il primo disegno è di Samu Boja 3002, un saluto Samu Boja, grazie per aver condiviso con me il tuo fantastico disegno. Al secondo, una bellissima fan art da parte di Master Pin, che ha disegnato un bel Inkling Boy di Splatoon con la maglietta di Electric. Grandissimo Master Pin. Abbiamo un disegno di Red the King, un bel primo piano del nostro caro Bakugo di My Hero Academia. È un ulteriore, benché è l'ultimo disegno di questa ondata di Gigafight, un bellissimo disegno di Dragon Ball. Mi piacciono molto i colori, ragazzo. Complimenti, un gran bel lavoro questo qua su carta. Con i pastelli si ottengono gran bei risultati se li sai usare. Ecco, molto meglio. E la chiudiamo qua. Se questo disegno vi è piaciuto, vi ricordo di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Potete scaricare questo disegno nel canale Telegram, che potete vedere sempre qui sotto nelle informazioni del canale. E sempre per ricordarvi, per rinfrescare la vostra memoria, questo era Electric.